come sempre, i cittadini di Trieste sono molto più disciplinati della media, per cui noi ad oggi, quindi facendo conti da ieri, sono stati fatti 58 controlli e 11 sanzioni. Da ieri è entrata in vigore l'ordinanza comunale che prevede la chiusura al traffico cittadino nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20, situazione che persisterà fino al 22 febbraio, precisamente in applicazione al piano di azione del comune di Trieste adottato nel febbraio del 2013. Sappiamo che il capoluogo giuliano, come molte altre città del nord, è sempre in allerta smog. Il blocco della circolazione serve dunque a dare respiro ai nostri polmoni e abbassare le emissioni di CO2 nell'aria. Il che porta alla considerazione che, bene o male, si è nella media per quanto riguarda Trieste, ma il comportamento dei triestini di per sé è molto collaborativo da questo punto di vista. Beh, è ovvio che le ordinanze di per sé in questo caso portano comunque dei disagi, per cui un occhio attento all'amministrazione fa sì che ci sia attenzione anche nei momenti in cui dovessero cambiare le condizioni a revocare l'ordinanza. Questo ovviamente è un dovere da parte nostra.